Per realerietichannel.tv siamo con Douglas Corsini, ultimo e nuovo acquisto del Reale Rieti. Douglas, innanzitutto benvenuto a Rieti. Grazie, grazie. Ti lascio alle domande dei giornalisti. Ciao Douglas, benvenuto a Rieti. Ti volevo chiedere cosa ti aspetti dalla prossima stagione e perché hai scelto Rieti. Io spero che sia una stagione alla grande, ti dico proprio sinceramente, perché ho tanta voglia di vincere, come la società ha tanta voglia di vincere. E ho scelto Rieti perché è una società seria che mi ha cercato, ha fatto di tutto per fare venire Corsini qua e sono molto felice di essere qua. Benvenuto Douglas, Marco Ferroni del Corriere di Rieti. Una domanda, la tua esperienza, perché lo dicono i numeri, al servizio della squadra insieme ad altri, diciamo, giocatori importanti già in roster, dove può arrivare questo Real? Io penso che l'esperienza sia molto importante. Dove possiamo arrivare sarà il campo che dirà. Io spero che sia un anno importantissimo per quelli che sono più esperienti, per i giovani, e chissà quest'anno possiamo vincere qualcosa con Reale Rieti. Prima di chiudere, Douglas, un saluto a tutti gli amici di Rieti o un appello che vuoi lanciare ai tifosi? No, prima dico che sono molto felice di essere qua e che voglio ritribuire la fiducia di tutti. Non so se voi avete altre domande. Allora Douglas, per te, tu insomma che hai giocato in tante squadre importanti, nell'ultimo anno l'esperienza con la Lazio che tra l'altro è stata la squadra ad eliminare il Real Rieti nella finaletta di Coppa Italia, prima ancora Asti, sei una persona, diciamo, un giocatore abituato a vincere e a giocare in contesti importanti. Cosa serve per vincere? Oltre ovviamente la qualità dei giocatori, però quali altri fattori, quali altri elementi servono ad una società per puntare a vincere? Per me è un po' di tutto messo insieme. Prima la struttura che gira intorno alla squadra, poi la squadra che deve essere in un momento molto positivo e poi sono i dettagli, la verità è questa. E la voglia, per me la voglia è quella, una delle cose più importanti che non può mancare mai. Grazie. Prego, prego. Posso così? Ci siamo.